Il tema affrontato questa mattina nell'aula magna del convitto Mario Pagano di Campobasso è un tema importante ed oggi sicuramente attuale e che si può riassumere nello slogan "Ma cos'è davvero questa Europa?". L'organizzazione si basa sulla richiesta degli studenti e dei docenti partecipanti al programma Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo. Quest'anno ha una importanza maggiore proprio il concetto del discorso di Stati Uniti d'Europa. Noi abbiamo lavorato un po' tutto l'anno su questo argomento e i ragazzi hanno prodotto anche un cortometraggio dal titolo Spacciatori d'Europa, che ci ha consentito anche di avere il titolo come Scuola Ambasciatrice d'Europa proprio perché abbiamo aderito a tutte queste iniziative. Devo dire che i ragazzi hanno risposto come sempre bene. Si sono interessati, appassionati e soprattutto sta a noi, il compito della scuola è fondamentale, educarli su questo tema proprio visto le vicende che stiamo vivendo. La situazione attuale dimostra che gli interessi dividono, gli ideali uniscono. Se l'Europa in questo momento fosse determinata da una coalizione di interessi, si dividerebbe in due, tre, quattro infiniti rivoli e posizioni. Se sta, sia pure faticosamente, sostenendo una posizione unitaria per la pace, per la costruzione di un percorso di collaborazione tra i popoli, tra le nazioni e tra le istituzioni, questo vuol dire che è determinata ed è unita attorno a ideali, ideali che si chiamano diritti dell'uomo, libertà e democrazia. La percezione dei miei studenti è una percezione determinata da una forte dose di preoccupazione, che è condivisa a livello di opinione pubblica, in larghi strati dell'opinione pubblica. A questa preoccupazione sta risvegliando però una sensibilità piuttosto spiccata per temi e urgenze, per temi e problemi che hanno a che fare con la ragion d'essere profonda di ciò che tiene uniti i popoli, di ciò che tiene unita una entità apparentemente così frastagliata, così diversificata, come è il continente europeo. Il continente europeo nel suo insieme, cioè non solo l'Europa come Unione Europea, perché dell'Europa continuano a fare parte l'Inghilterra e tanti altri stati che anelano a far parte comunque di un insieme, di una unità, di un complesso di nazioni, di stati che si riconoscono nei medesimi valori.